Bentornati, bentrovati anche oggi con il nostro appuntamento con la santità. Oggi, 16 gennaio, ricordiamo San Berardo e compagni martiri. Ascoltiamo. San Francesco d'Assisi, spinto dalla necessità di dover organizzare l'ordine in province, provvide ad inviare dei missionari in tutti i principali paesi. Nella Pentecoste del 1219 diede licenza al sacerdote Otone, al suddiacono Berardo e ai frati Vitale, Pietro, Accursio e Adiuto di recarsi in Marocco a predicare il Vangelo ai musulmani. Arrivati a Coimbra, in Portogallo, come prima tappa del viaggio verso il Marocco, i frati incontrarono la regina Urraca, moglie di Alfonso II. Partiti poi per Siviglia, capitale del re dei Mori, si indirizzarono verso la più vicina moschea e iniziarono la loro opera di evangelizzazione. Nonostante una dura accoglienza, si diressero poi al palazzo del re. Il sovrano, dopo averli ascoltati, li fece arrestare e rinchiudere in prigione. Il figlio del re cercò di intercedere per i frati, ricordando al padre che sarebbe stato troppo severo giustiziarli senza una sentenza. Il re, quindi, convocato il tribunale, e venuto a conoscenza del loro desiderio di partire per l'Africa, permise ai frati di proseguire per il Marocco. Appena lì giunti, Berardo, conoscitore della lingua locale, riprese a predicare la fede cristiana, criticando Maometto e il Corano. Il re Miramolino decise di allontanarli dalla città. I cinque, invece, appena liberati, fecero ritorno in città predicando nella pubblica piazza. Miramolino, venutolo a sapere, decise di farli gettare in una fossa per farli morire di fame e di stenti, ma essi, rimasti 3 settimane nel pieno digiuno, furono estratti dalla fossa addirittura in condizioni migliori. Miramolino, rimasto meravigliato del prodigio, dispose che fossero rimandati in Spagna, ma i cinque, riusciti nuovamente a fuggire, ritornarono a predicare. Furono sottoposti ad atroci tormenti. Per questo Miramolino, attratto dalla loro grande fede, cercò di convincerli ad abbracciare l'Islam, promettendogli ricchezze, onori e ogni sorta di piaceri. Al rifiuto dei frati, il re, sentitosi ulteriormente offeso, preso dall'ira, impugnò la sua scimitarra e decapitò i cinque frati. Era il 16 gennaio del 1220, presso Marrakesh, in Marocco. San Francesco, saputa la notizia, esclamò: "Ora posso dire che ho veramente cinque frati minori." Questa storia di martirio ci porta un po' alla storia del cristianesimo delle origini, il martirio. Siamo nel Medioevo e inizia a diffondersi un pochino l'idea che il martirio sia la più alta delle esperienze che un cristiano possa fare. In effetti è un po' così. Però c'era un rischio che si stava sviluppando, ossia quello di andare a ricercarsi il martirio. Sappiamo che sì, era una cosa molto molto desiderata, desiderabile, possiamo dire, per un cristiano, perché era la prova della fede più grande, ma San Francesco non ha questo punto di vista. Nel senso, qui si parla di andare ad evangelizzare gli infedeli e quando si usa questo termine ci si riferiva soprattutto ai musulmani, a quelli di fede islamica. Ebbene, Francesco non voleva che i frati andassero a cercare la loro morte in questa impresa, anzi, lui invita assolutamente a non creare alcun tipo di conflitto con queste persone, non andate facendo dispute di parole, semplicemente accontentatevi di essere una presenza pacifica tra di loro. Questa era la bellissima intuizione evangelizzatrice di San Francesco che cerca la pace e cerca la comunione. Sia questa oggi la nostra rinnovata forma di evangelizzazione che ha tutto il potere del francescanesimo, ossia la voglia di essere il più possibile tra le persone vicino a tutti nella pace e nella gioia. Sarà poi la nostra esperienza, la nostra vita di autentici cristiani a essere lo strumento con il quale il Signore parlerà ai cuori più che le nostre tante parole. San Berardo e compagni martiri, pregate per noi.